serial killer più famoso di tutti i tempi. Jack lo Squartatore semina il panico nelle strade della Londra vittoriana, massacrando e mutilando le vittime. Ma dopo oltre 100 anni, lo Squartatore non è stato ancora identificato. La scienza moderna del profiling criminale ha riportato alla luce degli indizi che potrebbero risolvere definitivamente il caso. Ricostruendo le scene del crimine e riesaminando i fascicoli della polizia alla ricerca del vero colpevole, cerchiamo di scoprire la verità su Jack lo Squartatore. Tra il 1888 e il 1891, 11 donne vengono uccise nel quartiere di Whitechapel, nell'East End di Londra. 5 degli omicidi presentano forti similitudini, quindi sono attribuiti allo stesso assassino. Le vittime sono tutte prostitute. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes e Mary Kelly. Questo massacro di donne di strada avviene da agosto a novembre. Poi cessa improvvisamente, così come era cominciato. Negli anni sono state fatte molte ipotesi sull'identità dell'assassino. I massoni, un medico reale e persino un nipote della regina Vittoria. Ma anche se i 5 omicidi sono stati riesaminati centinaia di volte, secondo gli investigatori moderni contengono ancora degli indizi sul vero colpevole. Pat Brown ha applicato le tecniche del profiling del XXI secolo al caso dello Squartatore. Il criminal profiling affronta ogni delitto dal punto di vista scientifico, esamina le prove fisiche e comportamentali e determina cosa avvenne sulla scena del crimine e che genere di persona lo commise. Gli omicidi cominciano il 31 agosto 1888. Mary Ann Nichols viene trovata in Bucks Row, nella strada di fronte al London Hospital. Ha la gola tagliata e il busto e l'inguine pugnalati ripetutamente. Sembra un crimine privo di movente, ma il profiler Pat Brown crede che il luogo possa rivelare qualcosa sull'assassino. Il London Hospital curava molte persone che soffrivano di sifilide, aveva una specie di pronto soccorso. La vittima fu trovata vicino all'ospedale. La sifilide è molto diffusa in tutta Londra e anche a Whitechapel non risparmia nessuno. Il professor Bob Peckett è uno psicopatologo forense. Jack lo Squartatore potrebbe aver sofferto di una malattia trasmessa sessualmente come la sifilide. La sifilide era endemica nella popolazione dell'East End di Londra e non era limitata alla comunità delle prostitute. Alla fine del XIX secolo non si conoscevano cure efficaci contro questa malattia che poteva condurre alla pazzia e alla morte. È possibile che Jack, uscito dall'ospedale dopo un trattamento contro la sifilide, si sentisse molto frustrato. La prostituta Mary Ann Nichols è un bersaglio facile per la sua rabbia. La seconda vittima, Annie Chapman, viene trovata 9 giorni più tardi, l'8 settembre, a meno di un chilometro di distanza, a Hanbury Street. Come la Nichols, è una prostituta di mezza età. E come la Nichols, ha la gola tagliata. Ma quando la polizia esamina il cadavere, scopre che la donna è stata sventrata e l'utero è scomparso.
Il fatto che vengano rimosse delle parti del corpo, naturalmente, è inquietante. Gli uomini che commettono questo tipo di reati prendono dei trofei per ricordare, per avere tra le mani un oggetto concreto, un legame tattile, fisico e sensuale con il crimine e con la vittima. Ma l'asportazione dell'utero è un fatto molto insolito. In questo caso, il criminale è passato dall'accoltellamento alla mutilazione e alla rimozione di parti del corpo. Non di una parte del corpo qualsiasi, ma dell'essenza della femminilità. L'uccisione di un'altra donna di strada sconvolge la nazione. La stampa si impadronisce della storia. Il collegamento tra l'omicidio di Annie Chapman e il caso Nichols è immediato. Anche se il termine serial killer non compare fino agli anni 30 del secolo successivo, i giornalisti parlano del pluriomicida di Whitechapel, scatenando l'isterismo di massa. Alan Moss, della Polizia Metropolitana, è un esperto del caso dello squartatore. Io credo che l'interesse della stampa sia cresciuto con ognuno di quegli omicidi, soprattutto in agosto e in settembre, quando avvennero con frequenza allarmante. I crimini furono accompagnati da una enorme pubblicità e grossi titoli sui giornali. Oggi si pensa che alcune delle lettere dell'assassino ai quotidiani siano state scritte dai giornalisti per aumentare la tiratura. Dopo una di queste lettere, inviata il 25 settembre, l'assassino acquista il suo soprannome. È la stampa a ribattezzarlo Jack lo Squartatore, per via della mutilazione che infligge alle vittime. Tre giorni dopo l'arrivo della lettera, il panico a Whitechapel raggiunge livelli senza precedenti, perché altre due prostitute sono massacrate nella stessa notte. Elizabeth Stride fu uccisa circa un'ora prima di Catherine Eddowes. La sua gola fu tagliata e tutti credettero che l'omicida fosse stato disturbato da alcuni passanti che stavano recandosi a un club vicino. Jack lasciò la vittima senza sventrarla e poi andò a uccidere Catherine Eddowes. Anche se Elizabeth Stride non è stata mutilata, la sua scena del crimine può offrire ai profiler moderni indizi di vitale importanza. La Stride viene uccisa nei pressi di un circolo didattico per lavoratori, qui a Berner Street. La cosa interessante è che i serial killer spesso uccidono in un posto dove sono appena stati. Il club quella notte ospita un dibattito sull'ebraismo e il socialismo. Le condizioni lavorative e lo stato degli alloggi sono i principali argomenti di discussione per i radicali dell'East End. Ma c'è anche un forte sentimento antisemitico a Whitechapel, quindi l'atmosfera può essersi surriscaldata. Se Jack ha partecipato all'incontro quella sera, il dibattito può averlo messo in uno stato di esaltazione. Quando esce è furioso, pensa alla società, mi ha trattato male, vede la prostituta e l'aggredisce. Pat Brown crede che ulteriori indizi sull'identità dello squartatore possano essere trovati nel secondo omicidio della notte del 30 settembre, quello di Catherine Eddowes a Mitre Square. Molti si chiedono se i profiler abbiano una ragione per visitare la scena del crimine. La risposta è sì, anche se è avvenuto anni e anni fa e molte cose sono cambiate rispetto alla scena del crimine originaria, possiamo capire perché Jack abbia scelto questo luogo. Da questo punto poteva guardare fino in fondo a quel passaggio e si sarebbe accorto se c'era un agente di polizia in arrivo. L'omicidio della Eddowes è raccapricciante. La gola è tagliata, il corpo mutilato e per la prima volta la faccia della vittima è lacerata. Alcuni esperti sostengono che questo omicidio rispecchi l'aumento della furia omicida di Jack, ma Pat Brown ha un'altra teoria sullo svolgimento dei fatti. L'ha messa contro questo muro perché voleva tagliarle la gola senza sporcarsi col sangue.
Ha cercato di strangolarla comprimendole le carotidi. Questo spesso mette le vittime in stato di incoscienza. Ma lei ha reagito e ha combattuto. Jack le muoveva la testa così, aveva il coltello in mano e cercava di sottometterla. Alla fine ci è riuscito, lei ha perso i sensi e lui le ha tagliato la gola in questo modo. Se lei ha girato la testa, si è ferita contro il coltello. Probabilmente la lesione alla faccia è stata provocata durante la lotta, mentre lui la spingeva a terra. Kathryn è morta, ma Jack non è ancora soddisfatto. Per la seconda volta, lo squartatore recide l'utero di una sua vittima. Quando Jack ha sventrato la Eddowes per asportarle degli organi, voleva l'utero. Era la cosa più importante. Lo aveva preso anche alla Chapman e se avesse avuto tempo forse avrebbe fatto lo stesso con la Nichols e la Stride. Voleva l'utero. Jack svanisce prima che la Eddowes sia trovata dalla polizia. Ma lascia due indizi. Un lembo del grembiule della vittima è trovato in una strada vicina. E su un muro ci sono delle parole scarabocchiate col gesso. A quel tempo si crede che siano semplicemente scritte antisemitiche. Quindi, perché non vengano associate allo squartatore e non provochino episodi di violenza razziale, la polizia le cancella immediatamente. Ma un esame delle parole annotate nei rapporti della polizia di quel giorno rivela che potrebbero essere state scritte dall'assassino. Donald Rumbelow ha pubblicato molti saggi sul caso dello squartatore. La scritta sul muro di Goulston Street. Nel vano della porta sono state trovate le parole: gli ebrei sono gli uomini che non saranno incolpati di niente. La mia sensazione è che siano state scritte da Jack lo squartatore. C'era il messaggio, c'era il grembiule macchiato di sangue di Kathryn Eddowes per terra sotto la scritta. Credo che il messaggio sia stato scritto da Jack lo squartatore. L'incapacità di provare rimorso e di ammettere la propria colpa è tipica degli psicopatici. Quella sera l'incontro al circolo dei lavoratori potrebbe aver fatto rivivere a Jack la sensazione di aver subito delle ingiustizie. L'omicidio della Stride è avvenuto vicino a un club dove quella sera si teneva un raduno sugli ebrei. Se Jack avesse partecipato a quell'incontro, una volta uscito avrebbe continuato a pensarci con una rabbia che avrebbe voluto comunicare alla società. Forse avrebbe pensato: tutti mi danno la colpa di qualcosa. Allora scrisse quelle parole sul muro. Pat Brown è d'accordo con Rumbelow sul fatto che le parole siano state scritte dall'assassino. Crede che gli errori di grammatica e di ortografia possano essere dovuti al deterioramento del cervello di Jack a causa della malattia venerea. Credo che Jack avesse avuto dei danni cerebrali e che abbia scritto quelle parole in quel modo sia per la sifilide che per la rabbia. L'omicidio di Liz Stride vicino a un raduno di ebrei e socialisti e la scritta sul muro fanno credere a Pat che lo squartatore fosse un ebreo della classe lavoratrice. Ma le questioni religiose sono delicate adesso, come lo erano alla fine del XIX secolo. I serial killer sono di tutte le razze, sono bianchi, sono neri, sono ispanici, di tutti i generi. La psicopatia non riguarda solo un gruppo di persone. In questo caso particolare penso che Jack lo squartatore fosse ebreo, ma il fatto che fosse ebreo non aveva niente a che fare col fatto di essere Jack lo squartatore. Il profilo di Pat Brown sta prendendo forma. Un ebreo della classe lavoratrice che soffre di una malattia degenerativa del cervello. Qui a Londra, nei quartieri generali della polizia, possono essere trovati altri indizi. Questo registro appartiene a Scotland Yard e non è mai stato filmato. È stato scritto dal responsabile delle indagini sullo squartatore. In fondo c'è il nome della persona che gli agenti di allora ritenevano fosse il colpevole più probabile. Si chiamava Konsminski. Era un immigrato ebreo, malato di mente. Qui ho alcuni registri del manicomio di Colney Hatch, un grande ospedale per malattie mentali a Londra. È chiuso adesso. Queste sono le copie delle cartelle di Aaron Konsminski. Al medico che lo ricoverò disse che era pilotato, che i suoi movimenti erano controllati e che conosceva il destino del genere umano. Sono frasi o dichiarazioni tipiche di una persona che soffre di schizofrenia paranoide.
Ma la grave schizofrenia di Kosminski porta gli esperti dei giorni nostri a credere che non possa essere stato lo squartatore. Credo che Kosminski fosse un uomo molto malato e credo che la sua malattia lo avrebbe privato della capacità di pianificare ed eseguire una serie di omicidi come quelli. Non credo che fosse lui Jack lo squartatore. Kosminski non viene mai accusato. Le indagini della polizia ristagnano. Dopo 4 orribili omicidi, la pressione dell'opinione pubblica è immensa. Ma il clima di terrore si intensifica ulteriormente. Il 9 novembre, 6 settimane dopo che il doppio omicidio di Elizabeth Stride e Catherine Eddowes sembra aver segnato la conclusione dell'orgia omicida di Jack, la 25enne prostituta Mary Kelly è fatta a pezzi nel suo letto. Ma la natura del delitto porta i criminologi a chiedersi se sia stato commesso dallo stesso uomo che ha tolto la vita alle altre 4 donne. Questo caso è così diverso dagli altri che c'è da chiedersi se si tratti della stessa persona. Gli altri 4 crimini sono avvenuti in strada, questo in una camera. Gli altri 4 sono stati commessi in pochi minuti. Per questo ci è voluto del tempo. L'omicidio della Kelly ha luogo in un'abitazione. L'assassino può agire indisturbato. Ricostruendo la stanza dalle foto e dai rapporti della polizia, Pat Brown deduce che la ragazza probabilmente conosceva il suo aggressore. Quello che trovo interessante sono i vestiti sulla sedia. Questi sono i vestiti di Mary Kelly, piegati ordinatamente. Se Mary Kelly fosse venuta qui col cliente e lui fosse stato Jack lo squartatore, Jack di solito aveva fretta. Jack afferrava la donna e l'uccideva in pochi secondi. Eppure qui vediamo i vestiti piegati sulla sedia. Quindi lei si è spogliata mentre l'uomo aspettava pazientemente, poi sono andati a letto e lui l'ha uccisa. Oppure lei si era già svestita, qualcuno ha bussato alla porta, lei sapeva chi fosse. Lo ha fatto entrare, qualcosa è andato storto e lui l'ha uccisa. Kelly è stata vista viva per l'ultima volta alle 2 di notte. I testimoni dicono di averla notata con 2 clienti quella sera. E dalla posizione dei vestiti e degli stivaletti sembra che sia pronta per andare a letto. Quella notte non va a dormire. I punti indicano la posizione delle parti del corpo di Mary. Sotto la testa c'è un seno, un rene e l'utero. Il fegato è tra i piedi, la milza di fianco a lei. Sul tavolo ci sono brandelli dell'addome e delle gambe. Il punto nero rappresenta il cuore, che è scomparso dalla scena del crimine. La faccia di Mary è orribilmente sfigurata. È quasi irriconoscibile. Questo particolare rafforza la teoria di Pat Brown che lei conoscesse l'assassino. C'era un lenzuolo steso sopra di lei e c'erano dei tagli. Se il colpevole la conosceva, forse non ha avuto il coraggio di guardare. L'ha uccisa cercando di non vedere quello che faceva. I giornali avevano scritto che alla vittima precedente di Jack, Catherine Eddowes, era stato squarciato il viso. Questo fatto era stato descritto nei particolari. L'utero di Mary viene lasciato sulla scena del crimine. È l'organo a cui Jack dà più valore e che porta via la maggior parte delle volte. Credo che i 4 omicidi nelle strade siano stati commessi da Jack, lo squartatore. Quello di Mary Kelly da un'altra persona, che voleva che fosse attribuito a Jack. C'è un'ultima fondamentale differenza tra la morte di Mary Kelly e gli altri 4 omicidi attribuiti allo squartatore che potrebbe aver ostacolato la polizia nel suo tentativo di risolvere i crimini e identificare l'assassino. Secondo i rapporti della polizia sui primi omicidi, il modo in cui i cadaveri sono stati tagliati indica che lo squartatore potrebbe essere un macellaio. Invece, secondo il rapporto dell'autopsia della Kelly, il colpevole non ha conoscenze di anatomia. Questa contraddizione forse ha allontanato la polizia dalla pista giusta. Ho sempre pensato che fosse un macellaio o comunque uno che lavorava al mattatoio perché aveva l'abilità necessaria ad asportare quegli organi.
Solo un macellaio avrebbe potuto camminare per strada macchiato di sangue senza farsi notare. Secondo questa linea investigativa, un sospettato è sfuggito alle indagini. Un uomo che la polizia dell'epoca conosceva, ma che aveva ignorato. Quando penso a tutti i sospettati di cui abbiamo notizia, quello che attira di più la mia attenzione è un uomo che si chiama Jacob Levy. Jacob era un macellaio, un ebreo della classe lavoratrice. Jacob si adatta al profilo di Pat Brown per quanto riguarda la razza e la professione dello squartatore, ma è un probabile colpevole anche in base a un'altra tecnica di cui si serve la polizia moderna per risolvere i crimini. Secondo il profilo geografico, l'assassino vive nel cerchio delimitato dalle scene degli omicidi. Jacob Levy vive su Fieldgate Street, ma può entrare nella macelleria in cui lavora a Middlesex Street. Tutte e due queste strade sono nel terreno di caccia dello squartatore. Lavori in una macelleria. Da casa tua puoi andare direttamente a Middlesex Street, e cioè nel cuore della zona dei crimini. Puoi aprire la macelleria con la chiave, nascondere i tuoi piccoli tesori, lavarti e tornare a casa. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla moglie, Jacob soffriva di disturbi mentali. La moglie disse: sì, ho dei problemi con lui. La sua attività va male, non fa più bene il suo lavoro, gira per le strade tutta la notte, non sappiamo dove vada. Prima degli omicidi, Levy era stato in prigione per aver rubato tranci di carne al suo principale. È un reato minore, ma gli psichiatri credono che potrebbe essere un altro indizio. Devono esserci stati dei segnali. Forse mentiva senza una ragione apparente, o era un piccolo truffatore. Forse si era reso colpevole di qualche piccolo reato. Rubava delle somme ai datori di lavoro. Le indagini hanno portato alla luce anche il fatto che Jacob Levy soffriva di una malattia venerea. Era un uomo sposato con figli, ma aveva la sifilide. Il certificato di morte di Jacob conferma che è morto di sifilide, che può aver contratto nelle strade di Whitechapel. La sifilide gli toglie la vita nel 1891, due anni dopo l'ultimo omicidio di Jack lo Squartatore. Dall'ultima cartella clinica risulta che Jacob sente strani rumori ed è stimolato a compiere atti immorali. Sentire suoni o voci che ti spingono ad agire è un sintomo di psicosi legata agli ultimi stadi della sifilide. La sifilide potrebbe anche essere la ragione per cui la quarta prostituta, Catherine Eddowes, è stata l'ultima vittima dello squartatore. La malattia potrebbe avergli tolto l'abilità di eseguire quelle aggressioni così ben organizzate. Ma c'è un'altra ragione ugualmente plausibile per cui avrebbe smesso di uccidere così improvvisamente. Un testimone oculare. Un altro macellaio che si chiamava Joseph Iam Levy. Joseph Levy era uno dei tre uomini che vide la Eddowes con il suo omicida. Negli interrogatori fu molto restio. Disse che non poteva identificare nessuno. Ma quando parlava, dava l'impressione di sapere molto di più di quanto dicesse. Joseph Levy non ha descritto nei particolari l'uomo che poteva essere Jack lo Squartatore. Credo che lo avesse riconosciuto. Quell'uomo avrebbe potuto essere Jacob Levy perché era un collega e i due macellai lavoravano uno vicino all'altro. La macelleria di Joseph Levy è a soli 55 metri da quella del sospettato. Joseph non si sbilancia, ma dà alla polizia un'informazione con la quale sembra puntare il dito contro il collega. È interessante notare che Joseph Levy disse che Jack lo Squartatore era alto circa 10 centimetri più della vittima, cioè di Catherine Eddowes. Jacob Levy era alto meno di 1,60 m e la vittima, la Eddowes, era alta 1,50 m. Joseph paragona l'altezza di Jack con quella della vittima. Gli altri testimoni oculari dichiarano che Jack è più alto, ma hanno valutato la sua altezza in termini assoluti e questa stima è più difficile. L'aspetto fisico di Jacob corrisponde alla descrizione di Jack lo Squartatore.
Come hanno rivelato gli investigatori moderni, Jacob ha molte caratteristiche che i profiler criminali si aspetterebbero di vedere in Jack. La mia conclusione è che Jacob Levy fosse Jack lo squartatore e che commise i quattro crimini in strada, ne sono quasi certa. Tutte le prove sostengono questa ipotesi. È il sospettato più plausibile. Questo nuovo candidato ha un movente perfetto. Si è contratto la sifilide dalle prostitute. Vive nella zona in cui sono avvenuti gli omicidi. Lavora in una macelleria vicino alle scene del crimine in cui può ripulirsi e nascondere gli organi. Il certificato di morte dimostra che la sua malattia è sufficientemente avanzata perché Jacob possa essere classificato come psicopatico. Ed è un macellaio, capace di usare un coltello e con una conoscenza di base dell'anatomia. Tutti questi indizi fanno pensare che Jack lo squartatore fosse il macellaio di Whitechapel, Jacob Levy. Il serial killer più famoso di tutti i tempi. Jack lo squartatore semina il panico nelle strade della Londra vittoriana, massacrando e mutilando le vittime. Ma dopo oltre 100 anni, lo squartatore non è stato ancora identificato. La scienza moderna del profiling criminale ha riportato alla luce degli indizi che potrebbero risolvere definitivamente il caso. Ricostruendo le scene del crimine e riesaminando i fascicoli della polizia alla ricerca del vero colpevole, cerchiamo di scoprire la verità su Jack lo squartatore. Tra il 1888 e il 1891, 11 donne vengono uccise nel quartiere di Whitechapel, nell'East End di Londra. 5 degli omicidi presentano forti similitudini, quindi sono attribuiti allo stesso assassino. Le vittime sono tutte prostitute. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes e Mary Kelly. Questo massacro di donne di strada avviene da agosto a novembre. Poi cessa improvvisamente, così come era cominciato. Negli anni sono state fatte molte ipotesi sull'identità dell'assassino. I massoni, un medico reale e persino un nipote della regina Vittoria. Ma anche se i 5 omicidi sono stati riesaminati centinaia di volte, secondo gli investigatori moderni contengono ancora degli indizi sul vero colpevole. Pat Brown ha applicato le tecniche del profiling del XXI secolo al caso dello squartatore. Il criminal profiling affronta ogni delitto dal punto di vista... La Stride viene uccisa nei pressi di un circolo didattico per lavoratori, qui a Berner Street. La cosa interessante è che i serial killer spesso uccidono in un posto dove sono appena stati. Il club quella notte ospita un dibattito sull'ebraismo e il socialismo. Le condizioni lavorative e lo stato degli alloggi sono i principali argomenti di discussione per i radicali dell'East End. Ma c'è anche un forte sentimento antisemitico a Whitechapel. Quindi l'atmosfera può essersi surriscaldata. Se Jack ha partecipato all'incontro quella sera, il dibattito può averlo messo in uno stato di esaltazione. Quando esce è furioso, pensa: la società mi ha trattato male. Vede la prostituta e l'aggredisce. Pat Brown crede che ulteriori indizi sull'identità dello squartatore possano essere trovati nel secondo omicidio della notte del 30 settembre, quello di Catherine Eddowes a Mitre Square.
Molti si chiedono se i profiler abbiano una ragione per visitare la scena del crimine. La risposta è sì, anche se è avvenuto anni e anni fa e molte cose sono cambiate rispetto alla scena del crimine originaria, possiamo capire perché Jack abbia scelto questo luogo. Da questo punto poteva guardare fino in fondo a quel passaggio e si sarebbe accorto se c'era un agente di polizia in arrivo. L'omicidio della Eddowes è raccapricciante. La gola è tagliata, il corpo mutilato e per la prima volta la faccia della vittima è lacerata. Alcuni esperti sostengono che questo omicidio rispecchi l'aumento della furia omicida di Jack, ma Pat Brown ha un'altra teoria sullo svolgimento dei fatti. L'ha messa contro questo muro perché voleva tagliarle la gola senza sporcarsi col sangue. Ha cercato di strangolarla comprimendole le carotidi. Questo spesso mette le vittime in stato di incoscienza. Ma lei ha reagito e ha combattuto. Jack le muoveva la testa così. Aveva il coltello in mano e cercava di sottometterla. Alla fine c'è riuscito. Lei ha perso i sensi e lui le ha tagliato la gola in questo modo. Se lei ha girato la testa, si è ferita contro il coltello. Probabilmente la lesione alla faccia è stata... Ma l'asportazione dell'utero è un fatto molto insolito. In questo caso, il criminale è passato dall'accoltellamento alla mutilazione e alla rimozione di parti del corpo. Non di una parte del corpo qualsiasi, ma dell'essenza della femminilità. L'uccisione di un'altra donna di strada sconvolge la nazione. La stampa si impadronisce della storia. Il collegamento tra l'omicidio di Annie Chapman e il caso Nichols è immediato. Anche se il termine serial killer non compare fino agli anni 30 del secolo successivo, i giornalisti parlano del pluriomicida di Whitechapel, scatenando l'isterismo di massa. Alan Moss, della Polizia Metropolitana, è un esperto del caso dello squartatore. Io credo che l'interesse della stampa sia cresciuto con ognuno di quegli omicidi, soprattutto in agosto e in settembre, quando avvennero con frequenza allarmante. I crimini furono accompagnati da una enorme pubblicità e grossi titoli sui giornali. Oggi si pensa che alcune delle lettere dell'assassino ai quotidiani siano state scritte dai giornalisti per aumentare la tiratura. Dopo una di queste lettere, inviata il 25 settembre, l'assassino acquista il suo soprannome. È la stampa a ribattezzarlo Jack lo Squartatore, per via della mutilazione che infligge alle vittime. Tre giorni dopo l'arrivo della lettera, il panico a Whitechapel raggiunge livelli senza precedenti, perché altre due prostitute sono massacrate nella stessa notte. Elizabeth Stride fu uccisa circa un'ora prima di Catherine Eddowes. La sua gola fu tagliata e tutti credettero che l'omicida fosse stato disturbato da alcuni passanti che stavano recandosi a un club vicino. Jack lasciò la vittima senza sventrarla e poi andò a uccidere Catherine Eddowes. Anche se Elizabeth Stride non è stata mutilata, la sua scena del crimine può offrire ai profiler moderni indizi di vitale importanza. Da scientifico, esamina le prove fisiche e comportamentali e determina cosa avvenne sulla scena del crimine e che genere di persona lo commise. Gli omicidi cominciano il 31 agosto 1888. Mary Ann Nichols viene trovata in Bucks Row, nella strada di fronte al London Hospital. Ha la gola tagliata e il busto e l'inguine pugnalati ripetutamente. Sembra un crimine privo di movente, ma il profiler Pat Brown crede che il luogo possa rivelare qualcosa sull'assassino. Il London Hospital curava molte persone che soffrivano di sifilide. Aveva una specie di pronto soccorso. La vittima fu trovata vicino all'ospedale. La sifilide è molto diffusa in tutta Londra e anche a Whitechapel non risparmia nessuno.
Il professor Bob Peckett è uno psicopatologo forense. Jack, lo squartatore, potrebbe aver sofferto di una malattia trasmessa sessualmente come la sifilide. La sifilide era endemica nella popolazione dell'East End di Londra e non era limitata alla comunità delle prostitute. Alla fine del XIX secolo non si conoscevano cure efficaci contro questa malattia che poteva condurre alla pazzia e alla morte. È possibile che Jack, uscito dall'ospedale dopo un trattamento contro la sifilide, si sentisse molto frustrato. La prostituta Mary Ann Nichols è un bersaglio facile per la sua rabbia. La seconda vittima, Annie Chapman, viene trovata 9 giorni più tardi, l'8 settembre, a meno di 1 chilometro di distanza, a Hanbury Street. Come la Nichols, è una prostituta di mezza età. E come la Nichols, ha la gola tagliata. Ma quando la polizia esamina il cadavere, scopre che la donna è stata sventrata e l'utero è scomparso. Il fatto che vengano rimosse delle parti del corpo, naturalmente, è inquietante. Gli uomini che commettono questo tipo di reati prendono dei trofei per ricordare, per avere tra le mani un oggetto concreto, un legame tattile, fisico e sensuale con il crimine e con la vittima. Provocata durante la lotta, mentre lui la spingeva a terra. Catherine è morta, ma Jack non è ancora soddisfatto. Per la seconda volta, lo squartatore recide l'utero di una sua vittima. Quando Jack ha sventrato la Eddowes per asportarle degli organi, voleva l'utero. Era la cosa più importante. Lo aveva preso anche alla Chapman e se avesse avuto tempo forse avrebbe fatto lo stesso con la Nichols e la Stride. Voleva l'utero. Jack svanisce prima che la Eddowes sia trovata dalla polizia. Ma lascia 2 indizi. Un lembo del grembiule della vittima è trovato in una strada vicina. E su un muro ci sono delle parole scarabocchiate col gesso. A quel tempo si crede che siano semplicemente scritte antisemitiche. Quindi, perché non vengano associate allo squartatore e non provochino episodi di violenza razziale, la polizia le cancella immediatamente. Ma un esame delle parole annotate nei rapporti della polizia di quel giorno rivela che potrebbero essere state scritte dall'assassino. Donald Rumbelow ha pubblicato molti saggi sul caso dello squartatore. La scritta sul muro di Goulston Street. Nel vano della porta sono state trovate le parole: gli ebrei sono gli uomini che non saranno incolpati di niente. La mia sensazione è che siano state scritte da Jack lo squartatore. C'era il messaggio, c'era il grembiule macchiato di sangue di Catherine Eddowes per terra sotto la scritta. Credo che il messaggio sia stato scritto da Jack lo squartatore. L'incapacità di provare rimorso e di ammettere la propria colpa è tipica degli psicopatici. Quella sera l'incontro al circolo dei lavoratori potrebbe aver fatto rivivere a Jack la sensazione di aver subito delle ingiustizie. L'omicidio della Stride è avvenuto vicino a un club dove quella sera si teneva un raduno sugli ebrei. Se Jack avesse partecipato a quell'incontro, una volta uscito avrebbe continuato a pensarci con una rabbia che avrebbe voluto comunicare alla società. Forse avrebbe pensato: tutti mi danno la colpa di qualcosa. Allora scrisse quelle parole sul muro. Pat Brown è d'accordo con Rumbelow sul fatto che le parole siano state scritte dall'assassino. Crede che gli errori di grammatica e di ortografia possano essere dovuti al deterioramento